Salve popolo di YouTube, bentornati sul canale Shion, questo è sempre Neo Geo 82. Questo è uno scontro fa packaging, cioè praticamente mettiamo a confronto i due packaging, uno di Mario Kart e uno del successore Mario Kart Wii. Quindi mi tendo a precisare che non si tratta di un confronto fra i due giochi. Se dovessimo fare un confronto fra i due giochi, sicuramente Mario Kart Wii sarebbe il migliore, ma facciamo appunto un confronto fra le confezioni dei due giochi, cioè come queste vengono presentate al pubblico. Iniziamo subito da Mario Kart Double Dash per GameCube. Innanzitutto vorrei precisare che questa è una versione particolare di Mario Kart Double Dash, perché di solito questo gioco è venduto in una scatola rossa, mentre questa è una versione speciale venuta in una scatola nera. Questa, per essere più precisi, è la versione che include un disco bonus di Zelda, cioè praticamente un disco che contiene delle versioni GameCube di alcuni giochi di Zelda come Ocarina of Time, Majora Mask e via dicendo. Quindi questa è una versione particolare di Double Dash, però a me piace molto di più in questa versione nera che nella versione rossa, perché così si uniforma meglio agli altri giochi Nintendo GameCube che hanno la confezione nera, e invece la confezione rossa magari nella libreria crea appunto una discontinuità. Iniziamo a parlare della copertina. Allora, abbiamo il titolo Mario Kart scritto col solito font di Mario popolare dal Nintendo 64 in poi, con questi colori che a me non piacciono molto, soprattutto considerato lo sfondo blu, comunque questi colori rosso e giallo. E sotto abbiamo il sottotitolo che arriva, scritto con questo grigio metallico, che arriva di corsa, cioè a queste linee cinetiche che danno l'impressione che questo titolo sia slittato sotto il titolo, appunto, Mario Kart. Poi abbiamo l'artwork, insomma la copertina vera e propria, chiamiamolo disegno, che a me piace molto, a me comunque è molto classico, è molto ordinario, insomma, fa vedere una sorta di sezione di gioco, insomma, una situazione tipica da Mario Kart, no? Con questa inquadratura molto dinamica, così storta, così un po' deformata in modo da dare appunto l'effetto velocità, con tanto di gusci e altri personaggi, oltre a Mario e Luigi in primo piano. E poi abbiamo questo sottotitolo italiano, in due ci si diverte doppio, perché ricordo che in questo gioco ci sono due piloti sullo stesso kart, quindi era una sorta di frase di lancio, ecco. Passiamo appunto al retro. Questo retro mi piace molto, secondo me è un perfetto esempio di come dovrebbero essere fatti i retro. Allora, abbiamo quattro screenshot e in mezzo un artwork, insomma, più un artwork, insomma, un'immagine di Mario e Luigi sul loro kart. Molto bella, molto dinamica, così dà proprio l'idea di azione. E invece i quattro screenshot fanno vedere, sono molto belli, mi piace perché sono molto assortiti, cioè fanno vedere quattro situazioni diverse di gioco. Una è una situazione di gameplay, l'altro è un replay, mentre questo è un gioco in split screen, e questo invece è uno screen preso dalla modalità che si può affrontare in LAN, appunto. La modalità LAN del gioco, che si poteva anche collegare con altri GameCube. E poi questa cosa che a me piace tantissimo, cioè tutti i personaggi e le kart del gioco riprodotti in piccolo qua di sotto. Questo è secondo me è un ottimo sistema per organizzare il retro di una confezione, cioè quattro screenshot che ti fanno vedere bene con le varie situazioni di gioco e insomma un riassunto dei personaggi. E vabbè, qui poi abbiamo ovviamente le solite icone che ci dicono quali controller possiamo usare. Qui non mi piace molto il fatto che si continui dall'immagine qua, avrei preferito uno sfondo un pochino più uniforme, ma vabbè, è comunque molto efficace. Questo comodo modo per tenere il doppio disco nei giochi GameCube, che a me piace molto, questo di tenere in modo di sfogliarli, in modo poi sono molto cioè i giochi restano molto fermi nei loro vani, e abbiamo il vano per metterci la memory card e il manuale, insomma. Nulla di particolare, insomma, abbastanza canonica,
come cosa, comunque è una confezione abbastanza efficace secondo me. Ora passiamo alla confezione Wii. Innanzitutto diciamo che Wii in certo senso guadagna qualche punto perché Mario Kart Wii appunto ci regala anche un accessorio, cioè il volantino, come ben sapete e come ben potete intuire dalla scatola. Il volantino, insomma, quindi è un particolare aggiunto che sì, insomma, è il fatto che ci regalino un accessorio che non è indispensabile per giocare al gioco, ma è comunque caratteristico, insomma, diciamo che gioca a favore del packaging. Il problema, però, secondo me, è che questo packaging è veramente brutto. Allora, innanzitutto, partiamo da questo scatolone, partiamo dal titolo, che sinceramente non mi piace, cioè è scritto Mario Kart in questa maniera così molto anonima, per niente, non ricorda per niente un gioco di Mario. Questa non era un granché, però almeno ricorda, il font ricorda un Mario, qui invece no, tutto molto asettico, e poi c'è questa linea composta dalle parole orizzontale che va a spezzare neanche al centro ma un pochettino sopra questo cerchio azzurro con Wii in mezzo. Per essere più chiari, ecco qui, questo è il logo di Mario Kart Wii, scusate, continuo continuamente a colpire il cavalletto. Insomma, non mi piace molto, cioè secondo me è un po' troppo anonimo, avrei preferito una cosa molto simile a questa. E poi niente, abbiamo questa scatola bianca e azzurra che ricorda molto, un po' tutte le scatole dei giochi Nintendo Wii, ricorda molto i giochi i colori della console di Nintendo Wii, che sono appunto bianco e azzurro. Il problema però è che, al contrario di come abbiamo qui, abbiamo una copertina, un artwork non molto entusiasmante, poi ne parleremo meglio dopo. E poi anche qui, guardando di lato, abbiamo la riproposizione del volantino. Allora, se voi guardate qui, che cos'è che vi colpisce subito? Che c'è il volantino di Mario Kart è qua dietro, lo stringono in mano loro due, giriamo, di fianco c'è il volantino, dall'altro fianco c'è ancora il volantino impugnato dalle mani umane, e se giriamo dietro possiamo il volantino, come avete visto, è onnipresente in tutta la confezione. E poi abbiamo il retro con tre screenshot così molto generici, tre nuovi oggetti, e questo ci può anche andare bene, un artwork così dei personaggi messi a caso, le icone, le varie cose, non è molto entusiasmante. Quindi adesso passiamo alla scatola vera e propria del gioco. Adesso non stiamo ad aprire il volantino, eccolo qua, a confronto col vecchio. Allora, è praticamente uguale alla scatola, come abbiamo visto, quindi è tutto bianco, che è la scatola, questo vabbè, va benissimo, però la copertina a me non piace per niente. Allora, innanzitutto c'è molto anonima, secondo me, il fatto che ci sia il volantino sullo sfondo, ripetuto, come dicevo prima, anche nelle loro mani, e poi se giri anche qui, e in tutta la scatola è presente in quasi tutti i lati, quindi c'è questa ridondanza del volantino. Cioè io posso capire che sia una caratteristica fondamentale e bisogna pubblicizzarla, però mi sembra che Nintendo abbia un po' esagerato nel mettere al centro dell'attenzione, no, della scatola, insomma, di queste immagini, il volante. E poi passiamo alla copertina, al disegno. Allora, molto brutto secondo me, perché molto poco chiaro. Cioè, vediamo Mario e Luigi che corrono su dei kart invisibili, o se no corrono per aria, non si capisce. Di sicuro di sotto hanno le ombre di kart, però loro stanno volando, insomma, sono sospesi per aria e stanno usando il volantino di Mario Kart Wii. Quindi non si capisce bene cosa stanno facendo, cioè stanno gareggiando, stanno facendo finta di gareggiare, stanno giocando a Mario Kart Wii e fanno finta di volare, non so, è molto poco chiaro e non so, poco efficace. Il retro è uguale più o meno a quello che abbiamo visto ed è molto brutto, niente a che fare con questo retro che secondo me è fatto bene. Allora, i tre screenshot che dicevo anche prima, uno addirittura tagliato, che non fanno personalmente vedere niente del gioco, gli artwork, vabbè, questi si possono vedere, ancora il volantino che secondo me si poteva anche risparmiare, tre power-ups e vabbè, insomma, queste informazioni sulla Wii Connection, sul wifi e sul Mi, vabbè, queste ci potrebbero anche stare, però secondo me è organizzata molto male come
come confezione, insomma, graficamente non è molto efficace, il logo non mi piace, questo riproporre il volantino così ossessivamente mi sembra un po' esagerato. Guardiamo un attimo dentro, beh, dentro non c'è nulla di strano, cioè il disco, il nostro manuale, e nulla di particolare, qualsiasi gioco Wii. Come detto prima, la confezione di Mario Kart Double Dash mi sembra molto più creativa, molto più, cioè è comunque una confezione molto canonica. Questa è la confezione di Mario Kart Wii, è comunque qualcosa di diverso, un pochettino più, diciamo, nuovo, insomma, inaspettato, mentre quella di Mario di Double Dash rimane molto classica, però secondo me è molto più efficace il classico a questo punto di questa qui, che è più che questa copertina, più che promuovere il gioco, sembra promuovere appunto l'accessorio col quale è venduto, quindi come se fosse più importante appunto il volante che il gioco stesso. Beh, brutto. Quindi nella sfida tra i due giochi, secondo me, vince Mario Kart Double Dash, proprio perché per le cose che ho appena detto, malgrado la scatola di Mario Kart Wii proponga anche il volantino. Comunque Mario Kart Double Dash è sicuramente il design migliore dei due giochi. Per adesso è tutto e ci vediamo un'altra volta.